Bene. Io arrivo all'orario di pranzo e non a caso oggi vi parlerò di Igor Gorgonzola, del caso applicativo, quindi siamo perfettamente allineati in orario. Buongiorno a tutti, sono Lorenzo Ronchi, responsabile marketing di Intergen. Prima di parlare del caso applicativo di Igor Gorgonzola, parliamo di cogenerazione ed efficienza energetica. Gli investimenti in efficienza energetica nel 2018 hanno raggiunto un fatturato di oltre 7 miliardi di euro, con una crescita del 6%, di oltre 6% rispetto all'anno precedente. Si conferma quindi un trend positivo che negli ultimi anni ha visto un continuo aumento, un tasso di crescita di circa il 12% negli ultimi 5 anni. Sicuramente l'attenzione mediatica e tutto ciò che riguarda gli obiettivi di efficientamento e di abbattimento delle emissioni gassose, anche in linea con gli obiettivi della Comunità Europea, mettono un focus, un'attenzione su questa argomentazione. Il vero punto è che il comparto industriale, quindi business to business, ha pesato per oltre il 33% di questi investimenti. Parliamo circa di 2,3 miliardi di euro nel 2017. Quindi un trend sicuramente positivo, ma il dato molto interessante che volevo sottolineare oggi qui con voi è che la cogenerazione all'interno di questi investimenti si posiziona al secondo posto tra gli investimenti più in linea in termini di efficienza energetica, più profittevoli dal punto di vista di efficientamento e soprattutto di asset a supporto delle imprese. Da un certo punto di vista, sicuramente in linea con quelli che sono gli obiettivi più alti in termini di sostenibilità ambientale, perché diciamo che va a supportare la riduzione di emissioni gassose in atmosfera a livello paese. Ma dall'altro punto di vista, quindi l'altro messaggio chiave che volevo passarvi è che la cogenerazione si posiziona come asset a supporto delle imprese per ridurre il gap di competitività. Quindi riduzione costi a livello di conto economico per le imprese, dall'altro lato efficientamento in termini sia di sostenibilità ambientale, di economia circolare, ma efficientamento anche energetico e di tutto ciò che riguarda il ciclo produttivo delle imprese. Questo ovviamente non lo dico solo io, ma oggi vi porto la testimonianza di un nostro importante cliente, Fabio Leonardi, Igor Gorgonzola, ci racconta il caso Le nostre esperienze, i nostri efficientamenti energetici, perché oggi si parla tanto di questo, però io posso dire che il cogeneratore veramente dà un grande vantaggio alle aziende, ma soprattutto se vogliamo entrare un po' al tecnico, spostando un'azienda da energivora a gasivora, nella componente di costo del gas, la materia prima incide quasi l'80%, quindi mentre nell'energia elettrica incide solo il 40%, mentre l'altro 60% è composto da accise che non sono negoziabili, quindi sicuramente questo crea un efficientamento energetico importante, mette l'azienda in condizione di ottenere anche dei certificati bianchi, quindi che possono essere spesi e quindi ulteriori benefici ai conti economici dell'azienda. Io posso dire che dopo essere partito con un primo cogeneratore nel settembre-ottobre 2016 da 2 MW, ne abbiamo acquistato un altro da 1 MW e 2 che partirà, che è in partenza a giorni, e questo secondo noi, secondo gli studi che abbiamo fatto in base alle profilazioni dei consumi, ci darà una competitività dal punto di vista strutturale dei costi energetici che oggi per il sistema industriale italiano è fondamentale. Se posso dare un consiglio, naturalmente, prima dell'acquisto o prima di fare un'analisi di efficientamento sull'acquistare o no un cogeneratore, bisogna usare dei professionisti preparati e questi possono dare grande vantaggio su quale potrebbe essere la scelta più opportuna in base alla profilazione di assorbimenti di gas e di energia. Quindi ritengo che questo è un altro elemento fondamentale. Noi l'abbiamo fatto e con Intergen siamo, dopo quasi 2 anni che stiamo usando i loro impianti, siamo molto soddisfatti e li consiglio ai miei amici imprenditori.
Italia un'eccellenza. Un'eccellenza del Made in Italy che ha deciso di rimanere e continuare a produrre in Italia. Rappresenta una quota di mercato di oltre il 50%, con un export molto importante, più del 45%, e dà lavoro a più di 1000 famiglie. La cogenerazione, in particolar modo attraverso appunto gli impianti realizzati con Intergen, ha potuto dare un supporto dal punto di vista di ottimizzazione dei costi e di efficientamento energetico alla Igor Gorgonzola. Un'azienda che, come tante altre realtà italiane, deve combattere con quello che rappresenta oggi produrre in Italia. Negli ultimi 5 anni il trend del costo dell'energia elettrica è stato in continuo aumento, si parla di oltre il 23% medio di aumento del costo dell'energia. Questo perché? Perché non è solo la componente elettrica della quota di energia elettrica a pesare sulla bolletta per gli imprenditori, ma sono tutta una serie di altri elementi che, sommati insieme, danno un costo totale più alto rispetto ad altri paesi europei. Questo si trasforma in una perdita di competitività per le imprese italiane, e questo è un peccato, ma dall'altro punto di vista è un'opportunità fondamentale per tutta la filiera dell'efficientamento energetico e soprattutto per chi offre soluzioni di cogenerazione come Intergen. La cogenerazione quindi può supportare l'impresa nel colmare il gap di competitività. Come? Creando efficienza da un lato dal punto di vista di efficientamento dei costi, di efficientamento delle emissioni gassose, e dall'altro attraverso anche certificati bianchi, attraverso la riduzione di quello che è l'investimento dal punto di vista tecnologico. Pensate che, se guardiamo i numeri di Fabio Leonardi, Igor Gorgonzola, grazie all'impianto di cogenerazione realizzato con Intergen abbiamo potuto abbattere del 30% le emissioni gassose in atmosfera all'anno, ovviamente a livello paese. Abbiamo abbattuto quello che è l'approvvigionamento di gas di metano per il termico, che viene invece in alternativa autoprodotto, per un importo pari a 450.000 euro all'anno. Questi sono KPI che si trasformano in asset di competitività per l'azienda. E infine abbiamo ridotto dell'oltre 48% i costi della bolletta elettrica per l'azienda. Stresso ancora di più questo concetto proprio perché cogenerare è fondamentale per supportare l'impresa italiana, e questa è una mission di tutto il comparto, quindi non solamente di Intergen, ma giustamente, come vi diceva Fabio Leonardi, è un'attività che deve essere realizzata seguendo tutte le fasi che portano alla realizzazione di questo efficientamento, quindi dallo studio di fattibilità fino alla, ovviamente attraverso anche i consulenti, agli studi di ingegneria, a coloro che collaborano con il cliente finale. È fondamentale analizzare tutte le fasi. Intergen fa proprio questo: dallo studio di fattibilità alla progettazione, alla realizzazione, al collaudo, fino ad arrivare al service, sono tutte fasi fondamentali per poter raggiungere quei KPI, quei dati che avete visto precedentemente. Quindi non è solo il mero impianto, non è solo la tecnologia fondamentale, ma è tutto lo studio e le fasi precedenti e quello che succede nei 10 anni successivi. Questo è fondamentale perché? Perché monitorare le performance di impianto consente, grazie a un service predittivo da un lato e a un'attività programmata dall'altra, consente di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'impianto, di aumentare i numeri dei certificati bianchi, che quindi si trasformano per l'imprenditore in una riduzione di payback, quindi in un minor tempo di rientro dell'investimento, e che quindi significa supportare maggiormente l'impresa in quello che è colmare il gap di competitività. Noi lo facciamo attraverso continui investimenti in intelligenza artificiale, in particolar modo qui vedete riusciamo a gestire da remoto tramite la nostra control room quelli che sono i nostri impianti su tutto il territorio italiano. Parliamo di oltre 290 impianti con più di 2100 megawatt elettrici di energia a disposizione. Quindi
Oggi vi ho portato un caso legato all'alimentare, ma sono tante, diverse le applicazioni su cui noi abbiamo investito e supportiamo nel comparto industriale. E oggi pomeriggio alle 14.30 nella Sala Sforza parleremo proprio di recuperi termici nei diversi settori, tra cui anche le cartiere. Quindi, da un lato, mi preme lasciarvi questo messaggio: efficienza energetica e asset di impresa, la cogenerazione e in particolar modo Intergen come fornitore tailor-made in grado di supportare l'impresa si posiziona in un ruolo fondamentale per supportare le imprese italiane in questo momento di veramente focus e importanza del Made in Italy. Io vi ringrazio e vi saluto. Buona giornata e buon appetito. Grazie per la presentazione.